Per Franco Alfieri, presidente della provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Pestum, a distanza di un mese dall'arresto nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza che ipotizza i reati di turbativa d'asta e corruzione, si è spalancata questa volta la porta di casa. È uscito dal carcere di Forni, dove era stato recluso, ed è andato agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Torchiara, accolta dai giudici del Tribunale del Riesame la richiesta di una misura meno restrittiva dell'annullamento dell'ordinanza della misura cautelare in carcere presentata dai legali di Alfieri, gli avvocati Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, che proprio nella serata di ieri ne hanno dato comunicazione. Alfieri, presidente della provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Pestum, al momento sospeso, è coinvolto tra gli altri, insieme con la sorella Elvira, attualmente a domiciliari, in un'inchiesta della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine su presunti appalti truccati per aver favorito, secondo l'accusa, alcune imprese, tra cui quella di famiglia, nella realizzazione di lavori pubblici. Al centro delle indagini ci sono i progetti di adeguamento, ampliamento e miglioramento dell'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica di Capaccio Pestum. Tra gli interventi sotto la lente degli investigatori spiccano i lavori di riqualificazione dell'illuminazione stradale del comune, che prevedevano l'uso di tecnologia LED e sistemi automatici di gestione del flusso luminoso. Entrambe le gare, promosse dal comune di Capaccio, sono state vinte dalla Derbit S.p.A. Secondo l'ipotesi accusatoria, i soggetti indagati avrebbero esercitato influenze indebite per garantire l'assegnazione dei lavori all'azienda. L'udienza del riesame di ieri, oltre a coinvolgere anche la sorella di Alfieri, Elvira, ha riguardato anche altri indagati, tra cui Vittorio De Rosa e Alfonso Dauria della società Derbit, per i quali i giudici hanno respinto il ricorso per loro, confermando gli arresti domiciliari. Resta domiciliari anche Andrea Campanile, assistito dagli avvocati Cecchino Calciatore e Domenico Antonio D'Alessandro.